Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Oggi vi presento una pizza che è stata cotta nel forno F1 Garatron che vedete alle mie spalle e che è frutto di un impasto preparato con la impastatrice a spirale che sto testando in queste settimane, la Puglisi P5 con il variatore. Ciò che vi voglio dire però in particolar modo è che l'impasto è stato fatto ancora una volta con farine Petra. Poiché in tanti mi chiedete come mai utilizzo farine Petra piuttosto che altre, vi devo dire che nella città in cui io vivo farine tecniche non se ne trovano assolutamente. E poiché sinceramente acquistarle nei canali online comporta anche un aggravio di spese per quanto riguarda il peso del pacco, che non è indifferente, allora a un certo punto ho provato a seguire il suggerimento di un amico che mi diceva che da Metro, che è un ingrosso che si trova in tante città italiane, vendono anche farine tecniche. Sono andato a guardare e ho visto diverse farine, in particolar modo Caputo e poi anche Petra, ma anche di altre marche come la 5 Stagioni e altre ancora. Praticamente, che cosa mi ha portato a conoscere le farine Petra e quindi ad acquistarle? Una cosa estremamente semplice, che i sacchi erano tutti da 25 kg e solo le Petra disponevano anche di sacchi da 12 kg. Perciò ho iniziato a conoscere le Petra, non ci sono altri trucchi o altri ragionamenti o altre sofisticazioni. Le ho imparate a conoscere solo per questa circostanza. Dopodiché non me ne sono più allontanato perché le trovo molto buone. Soprattutto mi piace mescolare la farina 50-37 o 50-63, che sono delle tipo 0, alla Petra 9, che invece è un integrale. Lo faccio volentieri, come nel caso di questo impasto in cui ho messo 100 grammi su 600 di farina Petra 9, perché il sapore che riesce fuori con questo tipo di impasto ricorda moltissimo quello dell'amatissimo lievito madre che uso moltissimo nelle mie pizze napoletane. Tutto qui. Questo è quanto ora vi volevo raccontare delle farine Petra, che naturalmente vi consiglio perché mi ci trovo davvero molto bene. Adesso ci spostiamo sul tavolo per procedere come sempre alla stesura dell'impasto, al condimento e poi all'infornata. Iniziamo la stesura come sempre immergendo il paniello nella farina, ma senza esagerare. In ogni caso, non appena abbiamo finito questa prima fase, appoggiamo il paniello e scuotiamo la farina in maniera che quella di troppo si sposti. Adesso iniziamo a schiacciare il paniello portando l'aria verso i bordi. Stavolta, dopo aver ripetuto un paio di volte questa procedura, non farò la tecnica dello schiaffo, bensì utilizzerò direttamente i pugni, allargando il disco di pasta fino alla misura che ritengo opportuna. Questa è una notevole semplificazione della procedura perché non tutti sanno fare la tecnica dello schiaffo. Diamo alcuni pizzicotti per dare la forma circolare e iniziamo a inserire gli ingredienti. Per primo mettiamo il tonno. Lo sistemiamo un po' su tutto il disco di pasta, in maniera che poi il sapore si senta ovunque. Sistemiamo adesso i pomodorini rossi e gialli. Non è un gran problema di sapore, ma più che altro direi estetico quello di sistemarli un po' alternati. E poi mettiamo la cipolla rossa marinata. Concludiamo con la mozzarella fior di latte tagliata a listarelle che sistemeremo a copertura degli altri ingredienti, per quanto ciò è possibile. Tiriamo adesso la pizza sulla pala come vuole la tradizione napoletana e dopo averla allargata quanto occorre, mettiamo un filo d'olio e infine il formaggio grattugiato.
a questo punto siamo pronti per andare nel forno Garatron, che è stato preriscaldato con le resistenze impostate al 100% sopra e all'80% sotto. La cottura durerà circa un minuto, senza alcuna girata della pizza. Potete vedere voi stessi man mano che la pizza cresce, poi lentamente inizia a punteggiarsi di nero finché la maculatura non diventa consistente, il bordo è cresciuto e a questo punto la pizza è pronta. Per questa pizza ho utilizzato abbastanza poco lievito perché volevo un po' tentare di replicare la pizza che fanno da Michele, ovvero sia quella con il bordo non particolarmente pronunciato, che comunque mostra di avere anche il gradimento di una parte di voi. Ormai ci siamo, vi lascio a vedere la chiusura della cottura, vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video e vi do appuntamento al prossimo in questo canale.